inserisce con decisione nel segmento dei B-SUV, proponendo nel mercato la Stonic, un crossover cittadino dall'animo appunto da SUV e dal design elegante. Arriva infatti il nuovo disegno della griglia, del muso Tiger Nose tridimensionale, arrivano anche nuovi motori con effetto downsizing per una maggiore efficienza e consumi ridotti e tanta tecnologia a bordo, soprattutto per la connettività e la sicurezza. Beh, è un momento fondamentale nella storia di Kia, perché in un anno come questo abbiamo sostituito due nostri cavalli di battaglia, cioè prima la Rio, auto di segmento B, poi la Picanto, la nostra City Car di segmento A, e adesso entriamo con un prodotto importante in un segmento che sta crescendo tantissimo in generale su tutti i mercati del mondo, europei ma soprattutto italiano, che è quello dei B-SUV, cioè dei SUV compatti. È una vettura compatta, 4,14 m di lunghezza, quindi un vero e proprio segmento B, ma che è caratterizzato da una grande abitabilità interna, da un design estremamente personale sia per quanto riguarda l'esterno che l'interno della vettura. Stonic si propone sul mercato italiano con tre diversi livelli di equipaggiamento e con tre diverse motorizzazioni, quindi due motorizzazioni benzina, quindi un 1.4 4 cilindri tradizionale con 100 cavalli, un innovativo 1000 turbo 3 cilindri GDI con 120 cavalli e poi un turbo diesel 1006 con 110 cavalli. Il denominatore comune di Stonic è comunque quello di avere un equipaggiamento ricco fin dalla versione d'ingresso che si chiama Urban, una versione intermedia che si chiama Style e poi la versione full di gamma che si chiama Energy, e quindi in queste il cliente potrà trovare tutto quelli che sono gli standard tecnologici in termini di infotainment, in termini di sicurezza attiva e passiva e di assistenza alla guida. I prezzi, considerando quelle che saranno la campagna di lancio che durerà fino alla fine dell'anno, Stonic per la versione quindi Urban con motorizzazione 1.4 benzina, grazie alla campagna di lancio di 2.300 euro, partirà da 13.950 per arrivare a 18.950 per la versione Energy che è il top di gamma. Al di là di quelle che sono le proposte finanziarie, diciamo, classiche, segnalerei due opportunità per i clienti privati. Uno si chiama EasyKia ed è un finanziamento che sostanzialmente permette, con una rata a partire da 175 euro, di dare la Stonic per 36 mesi partendo anche dall'equipaggiamento più alto. Quindi la rata rimane uguale, ma è estremamente interessante per chi vuole il massimo dalla Stonic. Quindi questa, diciamo, è la prima proposta, e poi quella che è veramente innovativa è la formula Kia Rent per i privati, quindi è assimilabile in tutto e per tutto a quello che è il noleggio che solitamente viene fatto per le aziende, e con una rata di 275 euro c'è la possibilità di avere l'automobile per 36 mesi o oltre con tutti quelli che sono i servizi, quindi i servizi assicurativi, la manutenzione, e quindi sostanzialmente togliendo quelle che sono le preoccupazioni che il cliente normale di solito associa all'automobile. Quindi una rata fissa è estremamente interessante per entrare nel mondo storico.